Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camacho. Da oggi cominciamo un'altra rubrica, una rubrica che non avrà le solite cadenze come i classici video che pubblico sul mio canale. Di solito, se riesco, pubblico un video il 15 di ogni mese. Adesso cominceremo una rubrica sull'hacking, ma sullo specifico sulla sicurezza informatica. Nel corso degli anni la parola hacking ha preso molte forme, molto significati, quindi io vi posso dire che sono anche un hacker. Gli hacker si distinguono per vari livelli come i Super Saiyan. Ok, non ho un livello altissimo, comunque me la cavo abbastanza bene. E per questa rubrica, per questi tipi di video, andrò a estrapolare gli articoli direttamente dal giornale hacker, che vi consiglio comunque di leggere perché sono dei giornali abbastanza informativi, abbastanza, diciamo, in linea con quelli che sono i problemi di sicurezza informatica di oggi. Anche se, dico la verità, le uscite delle riviste di giornali hacker sono sempre antecedenti diciamo, ai problemi attuali, o lo fanno apposta per non mettere a nessuno in condizione di hackerare. Va bene, adesso utilizzeremo la prima rivista di giornali hacker. E ho estrapolato soltanto quelli che attualmente è ancora in voga, quindi vi mostrerò due siti, perché poi la rivista è molto vecchia, parlo un po' di che cos'è un IP o una connessione di rete o i vecchi sistemi Windows, che era di XP se ricordo male. Invece ho estrapolato soltanto quello che mi interessava e ho trovato da quattro siti che suggeriva due in particolare. Poi, man mano che farò i video, evolverò anche l'immagine, un po', diciamo, la location. Io già ho i pannelli verdi, però ho preferito fare una cosa graduale in base anche alle riviste che vi presenterò. Adesso vi mostrerò i due siti che potete utilizzare come punti di riferimento, per la sicurezza informatica. Ecco qua, questi sono i due siti che ho estrapolato da questa rivista. Quelli erano quattro, due purtroppo non esistono più. E il primo è questo qua, Punto Informatico, che è un sito di notizie di attualità nel mondo della sicurezza, ma questo sito occupa altri spazi sulla telecomunicazione, l'hardware e via dicendo. Però concentriamoci sul punto della sicurezza. Qui potete trovare tutte le novità riguardanti da punto di vista degli attacchi sugli hacker, sugli hardware e sulla parte che riguarda la rete. Se vedete qua, ad esempio, questo è quello di cui si parla oggi, tipo, qui c'è un'offerta, non ci interessa, tipo Dolphin, nuova batch d'ur per attività di spionaggio, oppure i migliori VPN 2022. Poi c'è LastPass, violazioni accesso ai dati degli utenti e via dicendo. Qui questo sito potrebbe essere utile per essere a passo con tutte le novità. L'altro invece è Bismarck, che è sempre stato un sito di riferimento per chi volesse imparare ad avere un ambiente sicuro sul proprio computer. Infatti, su questo sito è possibile avere a disposizione delle applicazioni, oppure sì, sino offline, oppure applicazioni online su come localizzare degli IP, scansioni online. Poi qua dei consigli sui migliori antivirus, come i migliori anti-radovol, anche se io utilizzo un altro antivirus di cui adesso non vi faccio menzione perché non voglio pubblicizzare chi non mi paga. Poi ci sono i migliori programmi per navigare anonimi. Andiamoci un attimo a vedere una cosa, perché io uso la cosiddetta cipolla, eccolo qua, Tor, che viene suggerito anche qua. E poi ci sono altri che io neanche non conosco, perché trovo un programma utile, non sono abituato a cambiare software che non vado a utilizzare. Ok, anche da qui è possibile navigare in anonimato, non so quanto sia efficace. Poi c'è un test di velocità, eccetera, eccetera. Poi qui sono altre voci con cui potete interfacciarvi e trovare qualcosa che vi possa interessare. Allora, detto questo, chiudo per adesso. Non so quando andrò a fare un altro video, perché non posso andare a creare una cadenza, una data, però sicuramente ci vedremo molto presto con anche miglioramenti visibili.
E niente, vi lascio a voi una buona giornata, e per far andare avanti questa rubrica vi raccomando, lasciate i like e iscrivetevi al canale. A voi non vi costa niente, a me invece mi dà un grandissimo vantaggio, perché come si dice, nessuno fa nulla per niente. Ok, arrivederci e buona giornata.